La gestione dei dati anagrafici dei singoli dipendenti gestiti nel database del programma avviene all'interno della maschera che si raggiunge cliccando su Anagrafe, Elenco dipendenti. Una soluzione alternativa che ci consente di aprire direttamente questa maschera è battere semplicemente il tasto di funzione maiuscolo più F3. All'interno di questa maschera troverete a sinistra la lista dei dipendenti e a destra i dati che individuano i dati anagrafici del dipendente, con due tab sottostanti che identificano il primo a sinistra Anagrafe, i dati anagrafici, e l'ultimo a destra Pagamento, la tipologia di pagamento e i dati bancari del beneficiario da memorizzare. I bottoni che stanno a destra servono per modificare lo stato dei singoli item dipendenti. Un item può essere creato ex novo, nuovo, modificato se esistente, modifica, salvato in caso di modifiche, salva, ed eliminato, elimina. La cancellazione di un dipendente è possibile esclusivamente se non esistono delle matricole legate al dipendente che intendiamo cancellare. Come vedete, nella maschera, nella parte soprastante, c'è il codice fiscale. Il codice fiscale, come i dati di nascita, si identificano l'uno dall'altro, cioè se non inserisco il codice fiscale, lo posso conoscere in funzione del cognome, nome e delle date di nascita. Se invece non conosco appunto la situazione anagrafica, ma posso ricostruirla cliccando sul bottone a destra dei dati di nascita. Le tendine sono tutte controllate con le indicazioni che si possono inserire, per cui le regioni sono così, i comuni o province si gestisce con questo bottone, inserendo, ricercando la provincia e poi all'interno della provincia selezionando il comune. Le tendine, per esempio, con i livelli di istruzione sono già prestabilite. L'INPS può essere INPS o DEMPALS. La tipologia di iscrizione può essere nuovo iscritto, vecchio o nuovo iscritto e vecchio iscritto.